La Giunta regionale, su indicazione dell'assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali, ha approvato lo schema di statuto dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attuazione degli insediamenti produttivi, istituita con legge regionale numero 16 del 27 marzo 2024. Con l'approvazione dello statuto si avvia di fatto l'operatività dell'Agenzia, un passo importante per lo sviluppo e la gestione delle aree industriali e per le attività di attrazione degli investimenti. Su proposta dell'assessore all'agricoltura, è stato deliberato il regolamento di attuazione della legge regionale numero 18 del 21 agosto 2007 in materia di usi civici, in esecuzione delle modifiche apportate con l'entrata in vigore della legge regionale numero 4 del 2 febbraio 2024. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, ha stabilito di disporre interventi di supporto ai comuni costieri per l'approvazione dei piani comunali delle spiagge. Da una recente ricognizione effettuata dal Dipartimento regionale Territorio e Tutela dell'Ambiente, risulta che circa il 50% dei comuni costieri non è dotato di piano spiaggia. La Giunta, riconoscendo l'importanza strategica e il valore ambientale del bene spiaggia come risorsa naturale e turistica fondamentale per la comunità, una precedente delibera ha dato indicazioni procedurali ai comuni costieri per la gestione delle concessioni demaniali marittime in vista della prossima stagione estiva. L'obiettivo è anche quello di garantire a tutti i cittadini, attraverso una corretta pianificazione, il diritto al libero uso del bene collettivo spiaggia, riservando alla libera balneazione almeno il 30% dell'arenile, in un'ottica di solidarietà sociale finalizzata alla pubblica fruibilità della risorsa mare. L'avvertenza Abramo Custom Arcaire riguarda circa 1.100 lavoratori che operano nelle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, che vedono messo gravemente a rischio il loro posto di lavoro. Il 30 giugno, infatti, segnerà per l'azienda la cessazione delle commesse e l'8 agosto scadrà l'amministrazione straordinaria. Le conseguenze per gli operatori e per le loro famiglie possono essere devastanti. Così il segretario generale della CISL Calabria, Russo. È dunque il momento per il governo, dice, di dare senza indugi concretezza all'impegno assunto per la salvaguardia dei posti di lavoro nell'immediato e per aprire prospettive dignitose alle tante competenze maturate in anni di lavoro precario, competenze che non devono andare perdute, per non impoverire ulteriormente il già gravemente lacerato tessuto occupazionale della Calabria. L'Arma dei Carabinieri ha festeggiato 210 anni di storia. Le celebrazioni sono iniziate già nella mattinata con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti presente all'interno della caserma Triggiani nel centro storico di Catanzaro. Nella serata è proseguita presso il complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro. Il generale Salzano, nel suo discorso, ha sottolineato che ai carabinieri viene richiesto un impegno che va ben oltre la mera competenza professionale, dovendo operare in un contesto ambientale che, per ragioni socio-politiche, economiche e ovviamente anche criminali, richiede una non comune capacità di ascolto e molto buon senso per evitare il rischio che la parte sana della popolazione, che rappresenta la maggior parte della gente, possa allontanarsi dalle istituzioni, provando anche a educare e non solo reprimere. L'arma si basa su quello che voi sapete benissimo, militarità e capillarità sul territorio. Perché capillarità? La capillarità è qualcosa che richiede uno sforzo organizzativo imponente in termini infrastrutturali, logistici, economici, gestionali, ma è la dimostrazione di quanto l'arma tenga a essere più vicina possibile alle comunità, alle popolazioni. E voi sapete benissimo che qui in Calabria noi siamo presenti veramente in più del 70% dei comuni calabresi e rappresentiamo spessissimo l'unico presidio dello Stato, non delle forze di polizia. Quindi di fatto ci troviamo a svolgere anche una funzione sociale che non rientrerebbe proprio pienamente nel nostro core business, ma che noi siamo orgogliosi invece di poter fare proprio per dimostrare alla gente quanto noi siamo vicini a loro. La cerimonia si è conclusa con i riconoscimenti per quei carabinieri che si sono distinti nel corso dell'anno nelle operazioni di servizio.